Conte. Interroghiamo su questo Nino Cardabellotta, qui diamo il benvenuto e lo ringraziamo per il tempo che ci dedica. Presidente della Fondazione Gimbe, gruppo italiano per la medicina basata sull'evidenza. Buongiorno professore. Tra poco con lei voglio ragionare su questa curva dei contagi che tanti osservatori dicono sia in rallentamento. Ma intanto stiamo un attimino sul Natale. Immaginare una tregua è basato sull'evidenza come che le sta così tanto a cuore? Ma guardi, io quello che posso confermare è che in questi ultimi giorni abbiamo sentito alcuni termini, rallentamento, raffreddamento, frenata della curva, che qualcuno poi ha tradotto impropriamente in appiattimento. Che cosa stiamo vedendo esattamente? Stiamo vedendo una ridotta velocità con cui sale la curva dei contagi. Mi si permette il paragone automobilistico. Prima la macchina va a 200 all'ora, poi va a 190, a 195, ma sicuramente non si è fermata. Quello che si osserva dal punto di vista pratico è che si è ridotto l'incremento percentuale dei nuovi casi giornalieri. Il 30 ottobre era del 5%, cioè noi il 5% avevamo il 5% di contagi in più del giorno precedente, al 15 novembre questo incremento era al 3,4%. Si tratta ovviamente di primi timidi segnali di rallentamento della curva epidemica, che peraltro non sappiamo quanto siano completamente dovuti alle misure restrittive e quanto siano dovuti a un effetto di saturazione delle capacità di testing. Tra poco ci arriviamo.